interviste impossibili. Guido Ceronetti incontra i Lumière. Il 1895 è passato da un anno. Questo fa presumere che ci troviamo adesso nel 1896. Secondo calcoli attendibili non dovremmo aspettare il nuovo secolo per più di 4 anni. La differenza tra l'anno che è passato e il presente è particolarmente evidente nei progressi compiuti dall'invenzione del cinematografo, dovuta ai due geniali fratelli Luigi e Augusto Lumière, 32 anni il primo, 30 il secondo. Il cinematografo che ieri appena nasceva si può dire ormai adulto. I signori Lumière hanno già fatto con le proprie mani i primi colossi. L'annaffiatore annaffiato, comico brillante riservato però agli adulti. Uscita dall'officina, un'impegnativa trama sociale industriale proletaria. L'arrivo del treno alla stazione di La Ciotat, una vincente poliziesco per tutti. Una coproduzione umano-angelica è prevista per la realizzazione dei 10 comandamenti, che avrà la durata record di 10 minuti, uno per comandamento. Non sappiamo però se il pubblico resisterà ad una proiezione cinematografica di così eccezionale durata. Vedremo. Intanto la celebre indovina di Parigi, Madame de Thèbes, prevede addirittura per il 1950 il cinematografo parlante, per il 1980 il cinematografo a colori, per il 2000 la fine del cinematografo. A quest'ora la famiglia Lumière è riunita in salotto e parla, come al solito, del cinematografo. È il momento opportuno per introdursi. Lei chi cerca? Non perderò tempo con questa donna curiosa. Raggiungo subito il salotto guidato dalle voci e prendo posto sul sofà, spingendo un poco, ecco, proprio dentro il cuore della famiglia Lumière. Ci sono i due illustri fratelli che portano bene la loro età, le loro simpatiche signore, i loro bambini già un po' intontiti dalle ripetute proiezioni cinematografiche a cui hanno assistito, meglio allontanarli con mano ferma. Un noto impresario teatrale visibilmente preoccupato, e si capisce il perché. I sorridenti signori Charles Pathé e Léon Gaumont, i cui sguardi imperiali annunciano la futura potenza dell'industria del cinematografo. La mamma dei fratelli Lumière, nella quale l'orgoglio di aver dato alla luce i Lumière combatte con un frequente tic nervoso. Cari amici, i trasporti saranno più cari e anche il bestiame. Mi hai cucito l'asola invece del bottone. Ortensia, come faccio? E Augusto è stato sempre. Strano. Non stanno parlando del cinematografo. Signori, per favore, non divagate. Ah, ecco, finalmente. Mi sembra che la bocca del signor Luigi stia per pronunciare una C maiuscola. Certo. Ci vuole una nuova politica dei prezzi. Oh, stupendo, stupendo. Lo Chambertin di quest'anno è piuttosto buono. Non si può pretendere che parlino sempre del cinematografo, ma così, ostentatamente, parlare d'altro. Proverò con la persuasione subliminale un metodo nuovo. Signori Lumière, tutti parlano dell'avvenire della vostra invenzione. Signori Lumière, tutti parlano dell'avvenire della vostra invenzione. Tutti parlano dell'avvenire della nostra invenzione. Augusto. È un'invenzione ricca anche di passato. Si direbbe che non abbia un presente. Solo noi sappiamo che ne ha uno. Ma che cosa farà del cinematografo l'uomo? Proprio qui li volevo. Che cosa ne farà l'uomo? Io nutro fiducia nell'uomo. Il cinematografo servirà a farlo progredire enormemente. In che senso? Ma in ogni senso. La storia, per esempio, non sarà più soltanto scritta. Documento storico sarà l'immagine in movimento.
racconto, verifica, inchiesta sarà l'immagine in movimento. Il sangue dell'umanità sarà raccolto nelle cinemoteche. La macchina da presa dovrà essere collocata nei punti cruciali almeno un'ora o due prima che i fatti storici succedano. Alla città noi eravamo alla stazione battuta dal Mistral ad aspettare il treno, però era un treno qualunque che faceva appena storia del cinema, non grande storia. Se l'imperatore di Germania venisse gettato in questo momento dal finestrino di un altro treno per opera di congiurati o di spie, mancherebbe la testimonianza del cinematografo. Ci sarebbe soltanto quella, piuttosto sconclusionata e discutibile, di un vagabondo che sta contando denaro rubacchiato in fondo alla scarpata. A meno di riuscire a piazzare macchine da presa dappertutto, anche nei cappelli duri, non sarà possibile essere presenti in tutti i luoghi dove succederà qualcosa di importante. Le cose importanti dovranno avere la bontà di succedere nei luoghi dove sarà presente una macchina da presa. Volete prendere la Bastiglia? Fate pure, ma prendetela in una località prescelta dal cinematografo. E il 14 luglio? Verrebbe meglio in agosto. C'è anche la possibilità di far succedere lo stesso fatto storico più di una volta. La tragedia di Maeterlinck potrebbe essere ripetuta, senza spargere una goccia di sangue anche 10 volte, in castelli diversi, austriaci e non austriaci, in Svizzera, a Saluzzo. Ma la prima volta il sangue sarebbe inevitabile, altrimenti ci sarebbe la ricostruzione prima dell'avvenimento. Anzi, la ricostruzione sarebbe l'avvenimento, e l'avvenimento scadrebbe nell'invenzione, non preparato da nessuna fatalità, libero di avere una conclusione sempre diversa. Finalmente la storia soffrirebbe per una gravissima penuria di fatti. Hai ragione, Augusto. Il cinematografo potrà far progredire realmente l'uomo solo a patto di essere lo specchio fedele delle sue disgrazie. Di tanto in tanto, probabilmente in seguito all'invenzione del cinematografo, i giornali e i politici accennano alla possibilità di una grande guerra europea o addirittura mondiale. Per il cinematografo, che grande occasione. Sì, però il cinematografo ha appena un anno. Guai se la guerra scoppiasse adesso. Mancherebbero i tecnici, gli inviati speciali, le macchine, forse anche i popoli. Diciamo che dovrebbe scoppiare tra una diecina d'anni, nel 1906. Mi sembra ancora troppo presto. Io la rimanderei di altri 8 o 10 anni. Il 1914 ti sembra una buona data? 1914? Sì. Il cinematografo potrebbe affrontare la prova, ma il resto, la storia, sarà pronta e il destino dei popoli e gli eserciti è fondamentale. I discorsi? Se i discorsi non fossero pronti, bisognerebbe rimandare tutto. La guerra potrebbe incominciare nel 1918. Il cinematografo, in attesa che scoppi, potrebbe buttarsi sul genere Bibbia. Sansone che fa crollare il tempio sradicando i pilastri è di buon effetto come il bombardamento di una cattedrale. Non c'è soltanto questo. Pensa a Bezzabea che fa il bagno e il re Davide che la sta a spiare dalla sua terrazza. In un documentario di guerra si vedrebbe tutto al più la truppa che si lava i piedi sotto l'occhio cattivo dei caporali. E poi c'è Susanna, altro bagno. Il bagno avrà un grandissimo sviluppo grazie al cinematografo. Ma alla gente piacerebbe? Se il cinematografo si mette a fare cose contrarie alla decenza, farà poca strada. Luigi, se dici così manchi di fede nell'uomo. Il cinematografo sarà l'inosabile, come i dragoni. Forse arriveremo a vedere il bacio in primo piano. Il bacio di Giuda? Il bacio d'una morta? Luigi, se dico bacio, intendo proprio bacio. Impossibile. Questo poi no, non lo credo. I governi non lo permetteranno mai, mai. E perché non dovrebbero? È forse male il bacio? È un'intimità. La macchina da presa sarebbe un'intrusa. Riprenderebbe qualcosa che deve essere fatto fuori della vista. Portare il bacio nelle platee, ma ti figuri. Non vanno alla pochade. Nella pochade succede di tutto, ma dietro le quinte. Il cinematografo dovrà stuzzicare per sopravvivere. Dovrà inventare, sfruttare dei miti. Vuoi che rinunci all'amore, alla donna? Daremo al pubblico solo presidenti che inaugurano le esposizioni universali. Già qualcuno ha scritto all'entrata di un locale: cinematografo, scopri la donna. L'effetto di una bocca sapientemente atteggiata che sorride da rapire e di due occhi farciti di trucco denso, grandi come l'orologio di Westminster, sopra una compatta folla di deficienti, sarà dei più istruttivi. Impareranno che cosa sia glamour. Mangeranno sciarpe come noccioline.
Il cinematografo avrà le sue produttrici di mito, le sue fidanzate del mondo, i suoi mostri leggendari che elettrizzeranno senza tregua l'eterno istinto idolatrico delle folle. Le loro fotografie occuperanno tutti gli angoli di malinconia, accompagneranno i soldati ai fronti, asciugheranno i sudori dell'operaio. Non il peccato, ma la sua superficie piena di grazia, la sua anticamera sfarzosa, la sua porta sigillata al profano che darà l'illusione di aprirsi a chiunque, i suoi margini elusivi e pericolosi. C'è un solo rischio, la sua fazione. Ci si abitua allo sciarme come ai veleni. Ci si abitua allo sciarme come ai veleni. Dosi troppo forti finiranno per non fare più effetto. Un triste giorno la donna e il cinematografo si separeranno con freddo disgusto su un pontile deserto. Questo mi fa temere che il cinematografo possa un giorno invecchiare. È possibile? Direi che è sicuro. Il cinematografo è un divoratore formidabile. Sfrutterà una serie di filoni. Quando li avrà esauriti, rosicchierà le sue stesse mani. Ci possono essere filoni inesauribili. Dimene uno. Ci sto pensando. Per esempio, si potrebbero sfruttare all'infinito le storie della colonizzazione Yankee nei territori dell'Ovest americano, le guerre indiane, i nordisti, il generale Custer, le colline nere, la febbre dell'oro, il Sud Dakota, Toro Seduto, Nuvola Rossa, Geronimo, i treni della Union Pacific, le rapine alle diligenze, Fort Apache, il Rio Grande, i messicani, la legge di Lynch, la figura commovente dello sceriffo. L'altro giorno è venuto da me un ragazzino americano molto sveglio, di neppure 10 anni, accompagnato dalla madre che gli fa da interprete e da manager. E me ne ha parlato. Si chiama John. John Ford. Mi ha detto, signor Lumière, l'avvenire della sua invenzione è nel genere western. Un ragazzino petulante non è un filone. Parlava come un profeta. Sua madre dice che ha doti eccezionali. Vede le ombre rosse. Sempre indiani e banditi. La gente si stancherà. Al primo sintomo di stanchezza, la macchina da presa si metterà dalla parte degli indiani. Poi anche da quella dei banditi. E questa rivoluzione assicurerà al genere nuova floridezza. E poi? Dopo il fucile Winchester, introdurranno nel western la mitragliatrice. Il ruolo principale l'avrà sempre la Colt. Dopo una Colt a mano, si sparerà con 2-3 Colt per mano. E poi? Violenza. Il genere diventerà sempre più violento. Dopo il western mite, il western duro. Il western durissimo. Il western micidiale, il western sanguinario, il western super sanguinario, il western camera di tortura. E poi? Il western pravda. Il western verità. Il western, coi suoi killer e i suoi picchiatori, scenderà in platea e la gente pagherà per essere presa a pugni nello stomaco, a calci in faccia, a coltellate nella schiena, a pistolettate nella pancia, tra musiche assordanti. Lo sceriffo innalzerà una forca vicino alla cassa e impiccherà 2 o 3 spettatori entusiasti. Squadroni di cavalleria caricheranno dalle toilette il pubblico passivo. Il treno per Yuma decapiterà i superstiti. Saranno 2 ore indimenticabili. E poi? Aiutami, Augusto. A questo punto il filone mi sembra esaurito. Se il western violento si fondesse col filone erotico-sessuale spinto al di là di ogni limite, gli si potrebbe allungare il coma di almeno 10 anni. Grazie, Augusto. Hai salvato il western. Ma non eri contrario alle cose non decenti? Ho vinto i miei pregiudizi per far vivere il cinematografo. Eppure, anche il western sado-erotico si esaurirà. No, se diventerà anche biblico. Altri 3 o 4 anni di vita. E poi? Fiavesco. Introduciamo nel western i Grimm e i Perrault. Biancaneve è un fiore delle gole delle montagne rocciose. Cappuccetto Rosso, invece del lupo, incontra Alce Nero. E poi? Psicanalitico. Femminista, cubista, radioattivo. Italiano. Allora sì, il western italiano sarà inesauribile. Ma io personalmente preferisco il genere nostro. L'arrivo di un treno qualunque, l'annaffiatore annaffiato. Anch'io. Domani Ortensia andrà dal parrucchiere a farsi una nuova acconciatura. Ortensia dal parrucchiere potrebbe essere un bellissimo soggetto per il cinematografo.
purché non duri 2 ore. Durerà 70 secondi circa. Facciamo Ortensia che entra dal parrucchiere e poi Ortensia che esce soddisfatta e il parrucchiere che la riverisce mostrando il denaro guadagnato. Ci resterebbe ancora tempo per girare l'agente di borsa che smarrisce la sua borsa davanti all'opera. Un agente di borsa sta camminando nervosamente davanti all'opera, forse in attesa di una donna che non viene. Dopo qualche passo, l'agente perde la borsa di pelle che contiene importanti documenti. La macchina riprende in ultimo la borsa caduta in terra, che l'agente calpesta ridendo. Perché la calpesta? Perché non sa che contiene importanti documenti. Mi pare un po' cretino. E Ortensia che va dal parrucchiere è intelligente? Facciamo i bagnanti che si vestono sulla spiaggia di Saint-Tropez. Forse è meglio non lasciare il filone collaudato per correre avventure. Facciamo l'annaffiatore un'altra volta annaffiato. Per cambiare potremmo usare l'acqua minerale. Grazie, signori Lumière. Permettetemi di far colare il tempo. Ecco, il tempo sta colando. Il piccolo John Ford è diventato un uomo simpatico, dal grugno forte, e ha già animato per il cinematografo, con Ombre rosse, le ossessioni della sua puerizia. Luis Buñuel, con un rasoio che pareva interessarsi esclusivamente a lavori di rasatura del pelo, taglia magistralmente un occhio. Michel Simon, filosofo e tatuato, colleziona strani oggetti, anche mani, nella cabina di una chiatta. Lo dirige un ragazzo che tossisce di continuo e presto sparirà nell'acqua, in silenzio, per sempre. Bela Lugosi scopre senza troppo rammarico di avere per vampiro una figlia. E ancora, Marlene Dietrich canta Lola Lola al cabaret dell'Angelo Azzurro, sotto lo sguardo abbacinato di un grosso professore di ginnasio. Peter Lorre, carico di ignominia, regala un palloncino a una bambina. Arletti si infila le famose calze nere. Il cinematografo, dietro consiglio del perfido dottor Mabuse, condanna ripetutamente al rogo Giovanna la Pulzella. Parla con disinvoltura 700-800 lingue. Le grandi stars si esprimono in corretto congolese. Jean Gabin ha imparato facilmente il dialetto di Tokyo. Ma questi vecchi signori, i fratelli Lumière, vanno qualche volta al cinematografo? Lo amano? Augusto, di film ne ho visti ormai tanti. Troppi. L'unico genere che non mi abbia ancora stancato è l'orrore. I brucolacchi con le lunghe gengive insanguinate, Lady Madeleine che apre il coperchio della cassa, sale maliziosamente le scale, eccola nella sala dove il fratello che l'ha sotterrata vive nel sudore rappreso e con un bacio lo stende morto. Le macchine che fanno strage d'innocenti, gli esseri demoniaci che ammorbano con l'alito. Io invece non ho perso interesse per il mito femminile. Avrò 111 anni tra poco, ma una visione attrattiva che abbia forza mi irradierà sempre di calore simpatico. Deploro però lo charme svestito e la gratuità di queste svestizioni. In principio approvavo perché sembrava utile e perfino salutare che il cinematografo mostrasse qualche tuffo biblico storico in tuniche trasparenti e anche senza tuniche. Poi è successo qualcosa di poco chiaro, come un nudismo forzato e meccanico, irrigidito e noioso, un'invasione di zombie nudi, di cadaveri svestiti. Vado per vedermi un pezzo di Medioevo e scopro che tutti nel Medioevo, con tutti quei rigori, giravano nudi come cani. Non solo le donne, ma anche gli uomini. Boccaccio deve aver scritto l'intero suo Decameron senza mai mettersi un paio di brache, un po' seduto in un semicupio tiepido, un po' battendo i denti davanti a un fuochetto sulla Flaminia,
Si direbbe che qualche nemico delle donne abbia stregato il cinematografo e col pretesto di esibirne il corpo ne distrugga lo charme con la perfidia di un Mabuse o la grossolanità di un Frankenstein misogino. E se quel giorno il treno non fosse arrivato alla stazione di La Ciotà? Se dall'officina non fosse uscito nessuno? Se fosse mancata l'acqua per annaffiare l'annaffiatore? E se il cinematografo fosse stato un animale siberiano preistorico, invece che una straordinaria invenzione? Mancando il cinematografo, oggi ci potremmo domandare, ma l'incoronazione di Edoardo VII, la guerra del 14, la rivoluzione russa, la marcia su Roma, il proibizionismo, la Chicago anni 30, sono realmente stati? Fluttueremmo nel dubbio. Gli storici darebbero risposte vaghe. E il piccolo John Ford? Avrebbe girato il mondo come un mendicante cieco, raccontando con voce lamentosa ai passanti la storia di Ombre Rosse. Abbiamo trasmesso l'intervista impossibile di Guido Ceronetti con i Lumière. Augusto Lumière era Mario Scaccia. Luigi Lumière era Alfredo Bianchini. Regia di Sandro Sequi.